Francesco, che cos'è questo raggio di luce che sta sezionando la macchina? Che cos'è? Perché ci stiamo avvicinando in un luogo sacro. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Squinzano, e questa è già l'atmosfera di santità che si respira a Squinzano, e devo incontrare l'uomo che per molti è un dottore, ma sta piano piano iniziando il processo di beatificazione per poi, insomma, poi passare alla santità vera e propria. Che è Papa Peppino? Papa Peppino, l'uomo che con quelle mani riesce a guarire tutti, l'uomo che riesce a diagnosticare qualsiasi tua. No, è Peppino Palaia da Squinzano. Oggi abbiamo il grande dottore Palaia, ospite con noi in macchina, dove ci racconterà un bel po' di cose. Dell'Enel, del basket. Di tutto, del Lecce, della sua vita privata, di come sta trascorrendo adesso. Le sue giornate dopo aver lasciato, insomma, il mondo dello sport. L'ho sentito. Non è mica un pensionato. No, l'ho sentito e alquanto piccante, eccitato. Ho detto, io voglio dire tu, ho detto, dovrai tutto, dottore. Tranquillo, noi non ti tagliamo niente. Quindi questa linea che vedi sullo schermo è una linea divisoria tra sì. L'umano e il santo. Sì, quindi tra poco avremo il grande, unico e solo dottor Peppino Palaia. Caro Vittorio, ecco qui sua santità, dottor Peppino Palaia da Squinzano. Per omnia secula seculorum. Amen. C'è qualcuno che fa concorrenza? Dottore, mettiamoci la cinta prima di partire, sennò poi suona la campana. Per chi suona la campana? Per la macchina di Vittorio Murra. Allora, dottore mio, come va questa vita da, non dico pensionato, ma lontana dallo sport? No, perché comunque sono stato sempre in un altro sport che è il basket. Non avrei accettato una panchina diversa da quella del Lecce, perché sicuramente il calcio dentro di me è nato con il Lecce. Ed è morto con il Lecce. Parlo del calcio panchinaro, no? Sì. La vita nel basket è una vita sicuramente più disincantata, ci sono meno stress, e quindi all'età mia è giusto cercare anche di modulare i carichi di lavoro dal punto di vista stressante. E quindi tutto sommato bene così. Fatto 3 anni, mi sono un po' disintossicato da quelle che sono le polemiche, i veleni del calcio, tenendo presente che l'ho sempre detto, che a me manca l'odore dell'erbetta, che è stagionale, molto inebriante, ma soprattutto manca un pezzo dello stadio di Lecce, che è la curva nord. Il cuore pulsante. Quindi la curva nord di domenica scorsa? La curva nord di Domenico non è tanto il numero, è proprio l'essenza della curva nord. Bastano 3 ultra per colorire tutto lo stadio. Ma vederla dalla prospettiva panchina, probabilmente. Dalla panchina, indubbiamente, è come un'iniezione di un euforizzante, perché comunque la carica la danno questi ragazzi. Io ripeto, quando parlo di loro parlo anche con un po' di commozione, perché ricordo sempre quello striscione, lo conoscono tutti ormai, è sempre appeso lì. E tant'è che proprio il 7 giugno c'è stato un ultra insieme ad altri ultra che ha scritto un libro a sud di Maradona, e che vuole presentarlo proprio nella mia location professionale, dove siamo stati ultimamente. La conferenza stampa di Vucinic proprio lì, alle spalle c'è tutta un po' di storia del Lecce con quel famoso striscione, e lì sarà presentato il 7 giugno, la sera del 7 giugno alle 19:30, questo libro a sud di Maradona. Io ho accolto in maniera molto entusiastica l'invito fattomi per presentarlo da me. Dottore, la vedi? Guarda la telecamera, dottore, guarda, la vedi quella linea bianca sopra di te? Sì. Oh, sì. Prima ce l'avevamo in macchina, prima di venirti a prendere. Laurea della santità. Si respira aria di santità, no? E questa sta andando a fine proprio lì, sopra di lei, dottore, perché com'è questa storia che quel che tocca guarisce? Ma quelle sono indubbiamente delle,
No, non possiamo dire che sono leggende. Dei modi di dire, in effetti io ho sempre fatto il medico rispettando anzitutto, prima di tutto, il rapporto umano e poi quello professionale. A volte ci sono delle guarigioni miracolose perché lo vuole il paziente e il paziente lo vuole perché crede nel medico. Quel famoso rapporto di fiducia medico-paziente è essenziale per la guarigione. Quindi poi forse ho tanti amici e alla fine... Mi risulta sì. Che più di qualcuno negli ultimi 3 anni, da quando lei sta a Brindisi, comunque è venuto. Beh, io no, allora io faccio un discorso, io non mi nascondo, anche quando io ero nel Lecce, molti calciatori del Lecce mi chiedevano di andare da medici di fiducia, io non ho mai detto di no, pretendevo solo che il collega che visitava il calciatore del Lecce si rapportasse con me, giusto per eventualmente poi definire il piano terapeutico senza fare danno al calciatore. E d'altro canto, secondo me, il rapporto di fiducia medico-paziente è essenziale, quindi non c'è nessuna società, nessun presidente, nessun allenatore che possa definirlo. Lo definisce solo il paziente che vuole venire dal medico di fiducia. Allora, se qualche giocatore del Lecce è venuto da me, lo ha fatto in base appunto a questo rapporto di fiducia medico-paziente. Ne sono venuti, ho stabilito sempre un ottimo rapporto e indubbiamente a me... ha dato sempre fastidio che il Lecce abbia in parte mascherato tutto questo e non va bene. E attualmente poi io sto soffrendo questo momento particolare del Lecce, i playoff maledetti. Io spero che il Lecce domenica, infatti gli faccio un grande augurio, possa risolvere sul campo il suo problema, anche perché il Foggia è una squadra zemaniana, dico io, e quindi come tale può fare grandi partite, ma può avere tanti inconvenienti. A proposito di Zeman, ma che cos'è successo con Zeman all'epoca? È successo un problema con, se non sbaglio, era Cottafava o Zanchetta? Ci fu un problema, non mi ricordo se era per un farmaco, per qualcosa. No, quello no, io sono stato squalificato per il rinofluimici e spray nasale, ma non c'era Zeman. Era praticamente in quel momento lì, addirittura io mi sottoponevo a chemioterapia per il mio tumore intestinale e quindi non mi accorsi che il tuo amino eptano, che è praticamente un vasocostrittore, era stato messo tra le sostanze mancodopanti, cosiddette specificate le chiamano, nel tabulato delle sostanze dopanti. E quindi impropriamente lo somministrai durante una gara, però mi dettero... Adesso hanno derubricato anche questo farmaco. Come dire, questo farmaco, sì, l'hanno derubricato. Adesso comunque la sanzione non va oltre un biasimo. Okay. Che sia. Quindi è stato un peccato veniale, ma non era al tempo di Zeman, c'era Papadopoulo allenatore subito dopo Zeman. Allora, domanda da $1 milione. E chi li mette questi soldi? Ci sarà la colletta dei tifosi, perché i tifosi vogliono sapere il perché Peppino Palaia non è entrato nello staff sanitario del Lecce quest'anno. Abbiamo ascoltato Sandro Donato che ci ha detto: io appena ho ricevuto la telefonata ho accettato subito, no? E la gente dice: ma perché Peppino Palaia ha detto no? Perché ha cambiato numero. Se ha detto no Peppino Palaia, non è arrivata la telefonata. Allora io adesso, visto che siamo tra amici del Lecce, certo. Quindi io per 36 anni nel Lecce, 6 anni nello Squinzano, quindi eravamo già a 42 anni, lasciamo stare i 3 del basket, ho ricoperto il ruolo, ho gestito l'area medica. Gestire l'area medica significa chiamare dei collaboratori di propria fiducia che sposassero un certo modus professionale, certo, che poi viene riportato sul campo, viene riportato nello spogliatoio. Io ho avuto una prima chiamata da Saverio Sticchi Damiani il martedì, fu presentata la nuova società, sì. Giovedì fui chiamato e mi fu proposto di entrare nel Lecce. Io accettai con molto entusiasmo il ritorno
perché 36 anni non possono assolutamente essere dimenticati. Poi? Supportato anche dal grande entusiasmo dei miei figli e soprattutto da mia figlia Serena, che voleva che io tornassi nelle, ma io lo stavo facendo con molto entusiasmo. Avevo anche scelto i miei collaboratori. Improvvisamente è successo qualcosa, non so cosa, non so da chi è partito, mi fu proposto il ruolo di consulente e responsabile sanitario doveva farlo un altro collega. Questo secondo me è stata un'offesa all'uomo, al professionista e alla storia. Io non posso manco dire garbatamente, sgarbatamente ho rinunciato, perché nel momento in cui chiamano me, non fosse altro per la storia e per i 36 anni, dovevano affidarmi il ruolo di responsabile sanitario, non per la gente come ha detto qualcuno, ma perché io dovevo gestire l'area medica e dovevo mettere la mia faccia nel momento in cui accadeva qualcosa, perché ho sempre fatto così e avrei dovuto fare così, perché se siamo tutti alla pari, così come mi disse qualcuno, nel momento in cui le cose non vanno bene c'è sempre uno scaricabarile e non va bene, cioè, forse perché la... il gruppo deve essere soggetto a regole e ogni area del gruppo deve avere una picata. Scusami Vittorio, ma la sua sensazione, dottore, qual è stata? Che serviva professionista palaia? No, loro volevano, secondo me, il palaia, perché non sono l'ultimo arrivato, i tifosi mi vogliono bene, c'ho i centri di fisioterapia e comunque però loro puntavano su qualcun altro come figura di responsabile sanitario, e questo io non l'ho accettato. Con la morte nel cuore, perché non la, anche con un po' di rabbia, però poi chiaramente il tempo fa passare tutto, io mi sono anche rivisto con qualche amico che sta nel Lecce, è passato tutto, è sbollita la rabbia e quindi poi ho curato anche dei giocatori del Lecce, perché no, però questo non vuol dire che io non mi senta legato a Lecce, i ricordi ancora mi emozionano tantissimo. E spero che Lecce, l'ho detto anche in un'altra intervista, possa raggiungere i risultati che la città merita, che i tifosi meritano, che la dirigenza merita, perché è tutta gente piena di entusiasmo. E chiaramente quest'anno sta facendo anche gavetta, perché dall'oggi al domani uno non si improvvisa presidente, non si improvvisa presidente onorario, non si improvvisa direttore sportivo, tutto serve a fare crescere. Certo. E io in questi 36 anni sono cresciuto, quindi potevo dare a loro qualche indicazione ben precisa di come comportarsi e soprattutto di conoscere quelle che sono le dinamiche dello spogliatoio, ma che non si leggono sui libri, si vivono. È un errore rimediabile, l'anno prossimo essere richiamato il dottore Peppino. Ma il dottore Palaia può essere sempre richiamato al telefonino, io rispondo sempre, però è chiaro che ci sono tante dinamiche che si possono affrontare. Io ho i miei centri di riabilitazione, ci sono i miei figli che possono gestire tutto, noi possiamo gestire tutto. E non possono gestire, i miei figli possono fare tutto quello che vogliono, però emotivamente quello che c'ho dentro io lo gestisco io. È normale. E quindi mi deve ritornare l'entusiasmo, sono cose che si vivono dentro, che io non so manco descrivere. Io c'ho un po' di rabbia dentro ancora. Tenendo presente che io stimo tantissimo questi amici, attenzione. Però è chiaro che qualcosa mi è morto. Perché io ammetto. Mentre con l'Enel com'è finita? Con l'Enel io ho fatto una. Le bollette le ha pagate, insomma. Le bollette l'ho pagate. Quindi... facciamo l'Enel basket. L'Enel al momento giusto mi dà un po' di energia. Però ripeto, siccome mi sono trovato bene, ho trovato tanti amici, ho lavorato bene, grande stima a tutti i livelli. Quest'anno ho deciso di lasciare la panchina, nel senso che non posso più dedicare quotidianamente il tempo necessario ad andare durante gli allenamenti, trasferte eccetera, quindi rimango responsabile sanitario dell'Enel Basket, gestendo me stesso quando e come voglio, non ci sono grossi problemi. Il momento più bello che ha vissuto invece con il Lecce qual è stato, dottore? E il momento più brutto? Allora ti dico, il momento più bello, l'ho detto la volta scorsa, sembra paradossale ma è così, quando ero ricoverato in ospedale dopo l'intervento per tumore intestinale, quando all'intervallo della gara
Lecce e Messina in Serie A e sposero quel famoso striscione, forza dottor Peppino a nord di vicino. Quello è stato il momento che io ricordo sempre, il momento particolare della mia vita, perché quello che hanno fatto quei ragazzi, ce ne sono tanti, ma sono diventati adulti, che hanno fatto quei ragazzi rimarrà alla storia, perché quello che hanno fatto è stato dettato dal cuore. E questa è una cosa che non dimenticherò mai. E la Nord difficilmente dedica striscioni e tesserati. La Nord, sì, ai tesserati, beh, quindi hanno sentito proprio il dovere di dedicarmi lo striscione. È un ricordo indelebile, anche sul libro che mi ha fatto Beppe Longo c'è lo striscione della Nord in copertina, ed è stato il momento sicuramente più bello. Il più brutto invece? Brutto, momenti brutti ne abbiamo vissuti tanti, come ne ho vissuti la squadra, la morte di Lo Russo e Pezzella, la morte del bambino di Orlandi, eravamo in ritiro a Gubbio, la morte di Antonio, del magazziniere, che rimase folgorato. Quello fu tremendo, quel momento lì, e poi tanti altri momenti che comunque mi hanno fatto capire quanto importante sia l'unione dello spogliatoio, la squadra veramente come gruppo, non solamente sul campo ma anche al di fuori dal campo. Sono stati momenti di grande coinvolgimento emotivo. Lo Russo e Pezzella, per esempio, ci può raccontare che persone erano e poi proprio quella sera come l'avete vissuta voi? Guarda, noi loro avevano una paura matta dell'aereo, erano in tre, Lo Russo, Pezzella e Miceli. Dovevamo giocare a Varese, quindi dovevamo prendere un Brindisi Milano. Eravamo in ritiro all'Hotel delle Palme, e lì durante il pranzo Lo Russo e Pezzella decisero, e insieme a Miceli, decisero di non venire in aereo. No, perché sta piovendo, perché qua, perché là, quindi va bene, decisero di andare. Miceli prese il treno da Lecce, loro invece si fecero accompagnare a Bari dal suocero di Pezzella. Persero il treno a Lecce? Cioè questa... No, loro si fecero accompagnare a Bari perché poi volevano arrivare a Bari, volevano guadagnare un'oretta, va bene, comunque ebbero questo bruttissimo incidente. Noi eravamo già a Coso, a Varese, quando io ero andato in camera già, perché io normalmente mi ritiravo dopo la cena con la squadra, mi ritiravo, e quindi di tutta fretta arrivarono Robertino Rizzo e Albertino Di Chiara, mi bussarono, mi dissero Peppino, un grosso è successo un fatto, stanno malissimo Lo Russo e Pezzella, Michele e Ciro stanno male, hanno avuto un brutto incidente, erano già morti. Quindi la notte, potete immaginare, la facemmo in bianco. Un grande stress, grande commozione. La gara fu fatta tanto per, fu 1-0-0. E poi di rispetto furono, degli avversari. Sì, diciamo. poi ci furono, era Catuzzi allenatore del Varese, Fascetti allenatore del Lecce. E ci fu una folla enorme ai funerali. E è rimasto impresso proprio, loro erano dei grandi motivatori del gruppo. Lo Russo era, tra virgolette, ignorante dal punto di vista culturale, ma era di un'intelligenza vivissima. Lui proprio si vede che veniva da un determinato ambiente di strada, ma che comunque lo aveva formato. Era legatissimo a Sbargiassi, buon'anima di Sbargiassi. E quando penso a queste partenze immature, penso anche a tutti quelli che non ci sono più, e dico: cazzo, sono rimasto solo io, scusate la... Il francesismo serio. E non c'è più... Beh, in effetti perdere... Non c'è più Iurlano, non c'è più Cataldo, non c'è più Mandurino, non c'è più Enzo Dell'Innoce, non c'è più Bizzarro. E poi non ci sono due miei fratelli, no? Carlo Branco, certo, e Antonio Montinaro, che hanno vissuto colleghi. Erano le mie sostanze tampone, perché io sono stato sempre un soggetto esplosivo, e loro ogni tanto mi bloccavano, cioè sia Carlo che Antonio cercavano di calmarmi, e veramente loro per me mi hanno dato tanto, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, e perdere questi due miei riferimenti è stato veramente, veramente penoso per me, perché ho incominciato a vivere male. Antonio lo abbiamo perso poco fa. Approfitto, sabato dobbiamo fare anche un memorial dedicato a lui,
e sto andando con la morte nel cuore, conoscendo l'uomo e il professionista, lasciato un vuoto incolmabile. Giovanissimo. È giovane, sì, lui era circa 5 anni più giovane di me. Carlo Pranzo invece 2010, 22 agosto del 2010, anche lui abbiamo lavorato 28 anni insieme nel Lecce. E questi ricordi indubbiamente sono i momenti più brutti del Lecce, perché poi le vittorie e le sconfitte sono momenti che comunque fanno parte del gioco. E vi dirò di più, dalle sconfitte sono nate le vittorie più belle. E vorrei anche aprire una parentesi sulla gestione di Semeraro. Sì. Penso proprio che il presidente Dunto abbia detto che loro non vogliono fare mordi e fuggi come Semeraro, come tesoro Semeraro. Semeraro non ha fatto mordi e fuggi, ha fatto 18 anni di Serie A. 18 anni. E il periodo di Semeraro io lo paragono ad un film ad episodi. Sono stati 17 episodi bellissimi, l'ultimo, quello finale, è stato da non ricordare o da ricordare in un certo modo, però non si possono annullare quegli altri 17 episodi, per gli altri 17, quindi... Ma forse è mancato ai Semeraro quel tocco in più che la gente poi si aspettava, no? Vediamo il Sassuolo cosa ha fatto. La gente diceva, il Semeraro non è mai voluto andare in Europa. No, non è vero o non è vera questa cosa? Penso che avrebbero dovuto gestire meglio l'enorme patrimonio economico che c'è stato una che Semeraro ha messo a disposizione del Lecce. Quindi lì bisogna creare le premesse per fare un centro sportivo e piano piano fare una piccola cittadella dello sport autosufficiente, come ha fatto il Chievo. C'è. Io però ho sempre fatto il medico, ho lavorato in un certo modo, abbiamo anche raggiunto delle enormi gratificazioni professionali, siamo stati degli antesignani nella nuova metodologia dell'allenamento, abbiamo incominciato ad usare per primi il cardiofrequenzimetro fine anni 70, ai tempi di Fascetti e di tutta la scuola di Arcelli, quindi Sassi, Roberto Sassi e Arcelli stesso. E abbiamo fatto dei lavori sul campo incredibili in tema di di carico di lavoro, di individualizzazione del carico di lavoro. Abbiamo incominciato a lavorare non a gruppi, non sul gruppo, ma sul singolo soggetto in base a quelle che sono le richieste metaboliche e cardiovascolari del soggetto, quindi abbiamo fatto un lavoro certosino, la storia che ci ha qualificato anche in tutta Italia, infatti non è un mistero che siamo stati i primi a lavorare in un certo modo, il famoso test di Conconi lo abbiamo messo sul campo, abbiamo fatto dei lavori, insomma un po' di oltre il campo di gara qualcosa di buono è rimasto, io in qualche convegno mostro anche i lavori sulla frequenza cardiaca e mostro anche una monitorizzazione in una gara della frequenza cardiaca di Antonio Conte, che era quello che più degli altri voleva migliorarsi e quindi sposava queste novità che al tempo cercavano, abbiamo usato e sicuramente hanno contribuito a migliorare e a individualizzare i carichi di lavoro. Dottore Iurlano, Semeraro tesoro. Tre aggettivi per descriverci. Non parolaccia. Iurlano è stato eccezionale, grande intelligenza, è stato il primo a dare dignità al Lecce Calcio. Siamo andati in A con lui, no? Sì. E lui non dormiva la notte per escogitare tutti i modi possibili e immaginabili per portare avanti il Lecce Calcio. Venivamo da annate così e così, dovevamo solo salvarci, quando fece venire a Lecce Fascetti e mi disse, Pino, questo è un allenatore strano, gli ho proposto il premio salvezza e mi ha detto, no, presidente, lei mi deve dare il premio promozione, questo è un pacciuto. Fascetti ebbe ragione, con Fascetti abbiamo scritto anche la storia del Lecce, no? Certo.
prima promozione in Serie A, e poi ha continuato, poi la malattia un po' lo ha tenuto lontano, c'è stato Bizzarro e poi c'è stato l'avvento di Semeraro. Semeraro ha incominciato prima, ecco, con Iurlano vi era un, diciamo che la conduzione societaria familiare. Era a livello familiare. Io mi ricordo quando si perdevano, la squadra non andava bene, lui chiamava Bruno Petraghi, il mitico Bruno, e gli faceva cantare canzoni. Andavamo tutti a cena e cantava, e quindi stemperavamo quel momento particolare di grande stress. Poi è arrivato Semeraro, la conduzione, diciamo, è stata più aziendale, sì, ognuno al posto proprio, ognuno responsabile di un'area. E Semeraro, grande tifoso, con grandi possibilità economiche, lì ha cambiato un po' tutto, e indubbiamente Semeraro ha dato alla squadra un'altra, diciamo, conduzione, tipo di conduzione. Eravamo in C, abbiamo fatto CBA con Ventura allenatore, facevamo 2 anni in A, poi tornavamo in B, ma ritornavamo subito in A. E non posso che avere grandi ricordi io della gestione Semeraro. Poi ha creato anche un grande settore giovanile. Grande settore giovanile che c'era già con Iurlano. Io dico, attenzione, quando si parla di settore giovanile non si può partire dall'era Semeraro. Bisogna partire dall'era Iurlano. Beh, tutti con noi che sono usciti fuori. Beh, Semeraro, con Iurlano c'era Nobile. Moriero. Petracchi. No, parlo di prima. C'era Nobile, Pasquale Bruno, Rogna, Mileti, Maragliulo, erano tutti della Nobile, noi stesso, tutti dell'era Iurlano. Poi c'è stata la seconda cotta con i vari Moriero, Conte. Poi abbiamo Garzia, poi abbiamo Luceri, poi abbiamo Petraghi, no? Petraghi, poi abbiamo Monaco, e Robertino Rizzo, e Miggiano, che facevano parte dell'altra covata. Quindi stiamo parlando di una ventina di giocatori usciti dal vivaio del Lecce e che hanno fatto che hanno fatto Serie A, Serie B. Poi c'è stato Semeraro, tutti del territorio. Poi c'è stato Semeraro, e quindi lì c'è stato poi il Corvino, sì, che ha incominciato a dare corpo nel Lecce a quelle che sono state le sue esperienze nel Casalano. E quindi c'è stato poi i Conan, i Ledesma, Vucinic, Pellè e tutti gli altri, anche se Pellè all'inizio un pochettino, la verità è vera, è che Pellè piano piano è stato preso in considerazione, perché all'inizio si vedeva questo ragazzo alto, ben fatto, qualcuno insomma lo ha anche contestato come calciatore. Poi chiaramente non si può dire niente di un ragazzo in piena fase evolutiva, perché alcune qualità fisiche emergono con l'età, non tanto la rapidità e la velocità, ma quanto per esempio in tema di forza, in tema di coordinazione, sono delle qualità fisiche estremamente importanti da valutare nel tempo, che si sviluppano anche con l'esperienza, che possono svilupparsi con l'esperienza, ma laddove c'è l'estro c'è anche una maturità che si può raggiungere in tempi brevi, perché l'età cronologica non corrisponde quasi mai all'età biologica, quindi uno ad una certa età può essere più pronto di un altro. E lì subentra l'occhio dell'istruttore. Certo. Dottore, ma qual è stato l'allenatore che l'ha fatta incazzare più di tutti? E l'allenatore Cavasin. Che bastava soltanto uno sguardo per capirvi. Cavasin è stato quello che proprio mi ha fatto incazzare, ma non per niente, perché lui voleva entrare in problematiche mediche, essendo un ignorante in materia, appunto. Per cui ho avuto 2 anni e mezzo... rapporto, diciamo, che è stato assolutamente negativo. Lui voleva proporre alcune oli essenziali, e in quel momento la società come deve intervenire? La società doveva intervenire a favore del medico, ma non sono mai intervenuti a favore mio, sempre a favore dell'allenatore. Quindi, siccome poi grazie a Dio ho avuto sempre la mia brava spina dorsale, in quel momento lì dovevo attaccare l'allenatore, lo attaccavo senza nessun problema. Quindi Cavasin voleva curarli con sì, i c'era con lui, era legato a sto BC, era un centro di Forlì, di Forlimpopoli.
ma che ha fatto tanti danni con tutte queste sostanze, ma sostanze no, sostanze lecitissime, solo che io non vedevo il motivo perché dovevo somministrarle poi, perché avrei dovuto somministrarle ai calciatori, quindi lì c'è stato un brutto momento, certo. Brutto momento della mia vita professionale. Mentre invece lo sguardo che bastava bastava l'intesa. Guarda, con tutti gli allenatori ho un rapporto oltre che buono, ottimo, in alcuni casi eccezionale. L'allenatore col quale, lo dice lui stesso ad ogni intervista, ho stabilito un rapporto fraterno che dura tuttora, è Carletto Mazzone, no? Lì, grande. Insomma, lo sanno tutti, e lui è venuto a Lecce, ha fatto la storia del Lecce. Mentre invece parliamo dei giocatori. Giocatori con più feeling, quali sono stati? Ma guarda, io non posso fare una classifica dei giocatori, perché con tutti... Vabbè, dai, dottor, qualcuno ci sarà che si sente di più. Ma facciamo il politico. Vabbè, uno che mi sento sempre, perché poi adesso... Lorieri, lo sanno tutti. Oh, io con Lorieri mi sento sempre. Oh. Mi sento sempre Lorieri, anche perché Lorieri... E quando io ho avuto il mio problema oncologico, sì, neoplastico, lui mi chiamava mediamente 3 volte al giorno, anche se non stava più a Lecce. Quindi poi è tornato nel Lecce ai tempi di De Canio. Ci vediamo sempre ogni estate al Tabù a Porto Cesareo e abbiamo un rapporto eccezionale. Mi chiama sempre e quindi posso dire che con Lorieri ho avuto un rapporto che va oltre. Oltre, ma sicuramente. Dottore, ma noi ricordiamo sempre Cimirodic come uno dei più grandi talenti. Cimirodic mi ha chiamato per salutarmi ultimamente, perché adesso sta nella squadra dove ha vinto il campionato Vanoli, ma ha chiamato proprio l'altro giorno. E lui dal punto di vista tecnico era incredibile, solo che ha avuto grossi problemi al tendine d'Achille, che c'ha tuttora purtroppo, che io l'ho sentito giorni fa, che quando Vanoli è andato dalla squadra ci ha tenuto a chiamarmi perché Cimirodi ci voleva salutare. Ma lui è arrivato a Lecce che aveva già il problema o si è acutizzato? Oppure... No, lui aveva questo problemino che poi però nel tempo si è acuito, e quindi siccome lui era un esplosivo, tendine d'Achille a volte può essere effettivamente interessato da uno sport in cui prevale la componente esplosiva. Ma l'annata più disastrosa dal punto di vista degli infortuni qual è stata? Quella dove proprio ogni tanto se ne fortunava uno. Infortuni ci sono stati dei momenti, ma io non posso dire che non ho avuto recidive muscolari, le ho avute anch'io, però in quel momento lì, a proposito di gestione dell'equipe, io convocavo i terapisti e gli altri colleghi e il preparatore fisico e dicevo: dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato, perché una recidiva muscolare presuppone un errore nei carichi di lavoro e nel recupero, in quella fase che si chiama di riatletizzazione, che va dalla guarigione clinica alla ripresa dell'attività agonistica. In quel momento lì bisognava vedere quali sono stati i carichi dove noi ci sono stati sicuramente dei calciatori. Beh, sì, come sono. Zanchetta, dove il lavoro è stato da parte vostra è stato sicuramente allora, importante. Zanchetta aveva un grossissimo problema al ginocchio, perché lui aveva una rottura del crociano, una lassità incredibile, il ginocchio condrosico, quindi lui aveva dei compensi notevoli a livello degli ischi crurali, dei flessori, e quindi lì era una zona di minore resistenza e lui spesso e volentieri forzava, andava incontro, anche se noi lo abbiamo centellinato, perché il problema lo si conosceva. Zanchetta era una persona che comunque faceva spogliatoio e quindi in tutti i modi noi cercavamo di recuperarlo in tempi più o meno brevi, ma sono problematiche che bisogna affrontarle quotidianamente e cercare di limitare i danni. Zeman che uomo è stato e che allenatore è stato a Lecce? Ma Zeman secondo me è più che allenatore è un grande personaggio. È un teorico, un filosofo. Sì, teorico, però io dico sempre che Zeman è rimasto a 30 anni fa, i famosi sacchi sulle spalle, i famosi gradoni con 30 kg sulle spalle, è dimostrato che possono creare grossissimi problemi di inclinazione. Io quando faccio mostro nei convegni e parlo del sovraccarico funzionale, io dico sempre che un mezzo improprio di allenamento è
i famosi sacchi sulle spalle. Mostro una slide con Drissa con sacchi di 30 kg. Mentre lo fa male. Perché 10 gradi di inclinazione con 30 kg sulle spalle trasmettono 207 kg a livello lombare, a livello di L5-S1. Quindi si capisce benissimo come, se qualcuno iconizza il personaggio Zeman, qualche istruttore del settore giovanile, e lo propone ad un ragazzino in piena fase evolutiva, può creare problemi di serie. Dei problemi estremamente seri nell'immediato futuro, in un futuro più o meno prossimo, remoto che sia, o nell'immediato anche. Dottore, a chi ci dobbiamo rivolgere per le buche di Squinzano? Le buche di Squinzano sono lo stesso alle buche di Campi, alle buche di San Piero, alle buche di Lecce. E purtroppo l'importante è non andare in buca, e rimanere in buca. Senti, dottore, ci curiosisce capire anche la figura, che persona è Antonio Conte. Contestato a Lecce, lei che lo conosce ci allora, può dire allora. Se ha sofferto questa lontananza, questo distacco della tifoseria, cioè allora, è possibile che non ci possa essere un ricongiungimento tra le parti? Allora io dico una cosa, Antonio Conte è un grande, perché i risultati parlano chiaro, ma soprattutto come uomo e soprattutto come professionista è maniacale nel suo atteggiamento, maniacale, è un perfezionista. Io lo ricordo da ragazzino che era un perfezionista, lui ha capito i suoi limiti e ha cercato sempre di migliorarsi. In quella famosa partita di Torino, quando lui accennò ad un'esultanza, che non fu quella per esempio di Bocinov, quando si tolse la maglia, fece tre giri di campo per festeggiare la doppietta che fece a Lecce o la tripletta che fece a Lecce contro la Juve, Antonio Conte in quell'occasione ebbe questa gioia, espresse una gioia legata al fatto che lui veniva da 8 mesi di fermo per la rottura del crociato. Poi subito dopo la gara, io ero lì, andò sotto la curva dei tifosi del Lecce e andò ad applaudire la curva. Io ero lì sono stato triste. Poi qualcuno ha fomentato questo atteggiamento di Conte in modo improprio. Allora, però poi Conte è venuto, io mi offro. L'allenatore del Bari è venuto. Ma ha vinto, l'allenatore del Bari ha vinto. E purtroppo. No, così, dottore, io mi offro, siccome gli ultra mi vogliono bene, a fare da trade union se loro lo vogliono, quando e come vogliono. Io mi offro, perché Antonio sicuramente è legatissimo alla sua città. Lui è legato a Lecce, anche a Lecce Calcio. Questo lo posso dire a chiare lettere. Antonio Conte è uno che è un salentino d'occhio, viene sempre a Lecce, legatissimo alla famiglia, ha dei grandissimi valori umani e professionali, moralmente è inattaccabile. E quindi credo che sia arrivato, insomma, il momento anche di sciogliere Antonio Conte è un'eccellenza. È un'eccellenza, perché adesso è uno degli allenatori più invidiati al mondo. È inutile prenderci in giro, ma questo lo merita. Lui non è il. Cioè nessuno gli ha regalato niente. Ci sono stati allenatori, non faccio i nomi perché è brutto fare i nomi, che da giocatori sono diventati subito allenatori di grosse squadre, perché sono stati agevolati, aiutati da qualcuno. Antonio no, Antonio ha fatto la gavetta sempre e comunque, da giocatore e da allenatore. Vice di Decanio è partito. L'esonero che ha avuto all'Atalanta, adesso si spiega perché l'ha avuto. Perché c'era un certo Doni nel gruppo che gli tirava contro. È vero. Qual è il problema? Allora, di Antonio Conte ha vinto sempre in città, Siena, Bari, anche Arezzo stesso fu mandato via, poi è stato richiamato. Ma ci sta nel calcio, le vittorie e le sconfitte ci stanno, però lui è sempre sulla cresta dell'onda. Definire Antonio Conte maniacale è in senso positivo, perché la mania è in riferimento a quanto perfezionista voglia essere anche come allenatore. No, a me fa piacere che una figura importante come quella del dottore Palaia sta praticamente confermando che Antonio Conte, non è che ha fatto chissà quel gol, assolutamente senso di sfregio. Lui legatissimo a Lecce, non c'è niente da fare. E ricordo quando lui, capitano della Juve, gli chiesi
guarda che c'è Semeraro ricoverato a Torino, disse Peppino non preoccuparti, vado subito a trovarlo. Lui andò a trovare Semeraro, Semeraro gli è rimasto molto legato. Antonio Conte doveva venire a Lecce poi a un certo punto, perché i tifosi giustamente nel senso rumoreggiavano, allora Corvino non lo fece più venire a Lecce, non voleva evitare questo contrasto. Però ripeto, quindi io Antonio io l'ho sempre curato quando era giocatore della Juve, adesso lo posso dire, prima di un Lecce Juventus era in ritiro con la Juve, lui mi chiamò, andai con Sandro Donato, che poi Sandro è suo cugino perché sono figli di sorelle, dice venite e ci salutiamo, mi chiamò perché voleva fatto da me una mesoterapia in presenza dei medici della Juve, dovetti farla per dire a che livello arriva il rapporto tra me e Antonio. I medici della Juve lo sapevano, a proposito di quel discorso che ho fatto sul rapporto di fiducia medico-paziente. Quindi anche perché poi successivamente segnò a Lecce e non esultò. Sì, ma quindi diciamo, il segnale era soltanto quel gol, fu soltanto dovuto a liberatorio dopo perché poi successivamente altri gol ne ha fatti e non ha esultato. Ho visto delle emozioni contrastanti. Io ho visto piangere quando ha fatto il gol a Lecce o Miccoli a Palermo. E poi Miccoli è venuto a Lecce e c'è stato un qualcosa che qualcuno che ha fomentato, che ha smitizzato il personaggio, ma nessuno può dire che Miccoli non è legatissimo a Lecce, non è legatissimo, certo, ai tifosi del Lecce. Quindi quello di Antonio Conte, questo contrasto stridente con Antonio, secondo me è dettato dal troppo amore di Antonio Conte nei confronti dei tifosi, che comunque secondo me amano Conte a modo loro. E Conte fa vedere che è leccese puro sangue, anche nello staff, lui lo staff non ne fa meno, ma deve essere, insomma, no? Tiberio, sì, Ancora, la suo fratello, di gente ne ha portata che è di Lecce. Ma Antonio è legato a Lecce, agli amici leccesi, agli amici in genere. Lui ha amici dappertutto, in tutta Italia, quindi alla fine insomma vorrei, prima che andassi sulla nuvoletta a prendere il caffè alla Valsa, quanto mancano? 20, vabbè, 30, aspetta, 40 anni? Aspetta, parlo di 40 anni. Date tregua, come dicono a Roma. 40 anni? 40, 35. 71 e 40, ci siamo. Sei socio ACI? Se sei socio ACI c'è l'incentivo a 2 anni altri. 2 anni, a posto. E allora, quindi dai, dottore, grazie di tutto. È stato grazie a voi, eccezionale. È stato un piacere. Ci scambiamo gli occhiali come gli mani. Occhiali, ho saputo quelli che indossavi tu e quindi li ho presi più o meno, sì, uguali. Quindi segui lo stile Murra, praticamente. Lo stile Murra, sì, lo stile Murra. Va bene.